cari amici di Fano TV, ben trovati. Un altro approfondimento in studio per parlare di politica in pillole, c'è sempre una prima volta. Ben trovata Cora Fattori, buonasera. Ben trovati a voi. Candidato sindaco per le primarie del centro-sinistra, c'è sempre una prima volta, in questo caso per pensare ad un nuovo utilizzo dei luoghi pubblici. Esattamente. Intanto che aspettiamo il 7 aprile in cui potrete venire a votare alle primarie e spero che mi darete la vostra fiducia, questa ovviamente è una liberissima scelta vostra, parliamo di un'altra prima volta. Siamo abituati a pensare molte volte a compartimenti stagni. Questo luogo pubblico serve come scuola, questo luogo pubblico serve come museo, museo inteso in modo se vogliamo un po' arcaico, come semplice contenitore di quadri o opere d'arte. Questo contenitore è la residenza comunale e ognuno ha la sua funzione ben stabilita, fissa e fissata. No. Grazie anche all'incontro con l'architetto Cucinella, che è una delle archistar, è un'italianissima archistar internazionale, abbiamo parlato proprio dell'utilitas, cioè della funzionalità e della funzione che viene data agli edifici. Nel 2024, con la crisi anche energetica, con il bisogno di transizione ecologica che abbiamo, dobbiamo imparare a, se vogliamo, fare il massimo utilizzo di tutto quello che abbiamo, compresi gli spazi. Ed ecco che uno spazio non deve essere pensato in maniera statica. Al museo, il museo deve essere una cosa viva, lo dobbiamo ripensare. Ed ecco che abbiamo iniziato a fare la musica dentro il museo, ed ecco che abbiamo iniziato a fare iniziative anche di piccole performance dentro il museo, perché le due cose possono andare di pari passo. Le scuole. Stiamo ragionando, abbiamo fatto diversi sopralluoghi, vi dico il nome di una scuola, la Polloni. Ecco che quella scuola, che ha degli spazi meravigliosi, suggestivi ed è un punto importante della nostra città, facilmente, con poco, perché lo abbiamo verificato, può ospitare al suo piano terra anche degli spazi espositivi, laboratoriali, a servizio della città. Bisogna, purtroppo in un anno non sono riuscita ad arrivare anche lì, ma già abbiamo inquadrato il tema. Ma questa forma mentis può essere applicata in generale ovunque. È quello che io voglio far capire, è il metodo. Poi ci sono piccole azioni pratiche che noi possiamo portare ad esempio per far capire meglio da casa qual è il concetto. Però dobbiamo essere pragmatici e pratici, accogliere in tutte le cose le massime opportunità. Un altro esempio molto semplice, se vogliamo molto banale. Durante il Festival di Economia Circolare avete visto tutti che dentro la Corte Malatestiana è stata installata una struttura in legno. A qualcuno non è piaciuto, devo dire che la maggioranza è stata entusiasta, perché poi è temporanea e descrive un metodo costruttivo in legno che è sempre molto affascinante e sostenibile. Ecco, abbiamo dato il permesso, sempre richiedendo poi il parere alla sovrintendenza e alla ditta che l'aveva proposto, e chiedendogli però di fare anche una performance al momento della costruzione, perché quello, cioè, dovevamo ottimizzare anche quel momento. Quello era il momento in cui i cittadini non è che potevano imparare, quindi anche quel momento doveva essere massimizzato nella sua possibilità per la città. E non solo, gli abbiamo chiesto di costruire una rampa di accesso per i disabili, perché questo è un tema molto importante, ma questa rampa di accesso non verrà smontata con la struttura in legno, che a fine mese sarà levata dalla corte, resterà fino a fine estate. E sapete perché? Perché grazie a questo io risparmio dei soldi importanti che mi permettono di aprire la Corte Malatestiana quest'estate per gli spettacoli. Ecco che avere una mentalità pratica e pragmatica porta a risparmiare risorse, a rendere contenta la città, grazie all'aiuto delle imprese, dare momenti formativi per le scuole. È tutto collegato, ma bisogna saper collegare le situazioni.
E a proposito dell'utilizzo ottimale degli spazi, cosa diciamo in merito alla caserma? In merito alla caserma, ho portato nel 2019 il tema della caserma, ringrazio la mia collega a proposito del fatto che siamo un bel gruppo, la mia collega Sara Cucchiarini, che ha seguito personalmente i rapporti con il Demanio. Siamo arrivati a tanto così, stiamo proseguendo e lì sarà necessario fare, come già presentato nel 2019, un parcheggio interrato su due piani. Quello è un luogo importante, ma poi oltre al parcheggio interrato su due piani che libererà il centro storico, noi dobbiamo pensare a cosa mettere dentro la caserma. Si parla di inserire tra l'altro anche uffici pubblici. Ecco che se inseriamo uffici pubblici dentro la caserma dovremo liberare altri spazi per ottimizzare la spesa. Quello assolutamente, e dovremmo pensare a come gestire i tanti edifici pubblici che abbiamo. Cioè, non dobbiamo fare 10 edifici pubblici diversi, dobbiamo farne 2, sfruttarli al massimo, ottimizzare le spese, perché in questo modo possiamo avere un respiro migliore per dare altri servizi alla città, e quegli edifici che facciamo li dobbiamo tenere bene e avere una manutenzione ottimale. Forse in questi anni come manutenzione in alcune cose l'amministrazione è stata carente, c'è da dire che il carico del PNRR ha un po' bloccato gli uffici, però la prossima amministrazione dovrà pensare a una città bella. Grazie per questo intervento a Cora Fattori. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.